sulle elezioni regionali, piove l'inchiesta sugli ospedali Covid della regione Campania. Come la prende la Lega tutta l'inchiesta che sta toccando praticamente il cerchio magico di ieri? Noi intanto diciamo sempre e comunque di essere dei garantisti, per cui il percorso dell'autorità giudiziaria andrà avanti per la sua strada. Dal punto di vista politico diciamo però che questa è in negativo la ciliegina sulla torta di un fallimento globale complessivo della gestione di De Luca in questi 5 anni. La Lega, che ha preteso liste pulite del centrodestra, non può che avversare e combattere con tutte le forze tutto ciò che di marcio dal punto di vista politico, ripeto, sta emergendo nel centrosinistra, nel cerchio magico di De Luca e, cosa ancora più grave, per quanto riguarda la gestione dell'emergenza Covid-19. Per cui devono andare a casa, ricorderemo ai cittadini irpini ma campani di questo comportamento che non merita più la fiducia degli elettori della Campania e di questa bellissima provincia. Cosa non ha fatto De Luca e cosa può fare invece Caldoro per le aree interne? Caldoro ha avviato le aree interne, questo processo virtuoso che serve a riequilibrare la prospettiva futura dei territori della Campania e del Mezzogiorno in generale. De Luca si è adagiato su questo progetto ambizioso di Caldoro, non lo ha ancora concretizzato, non lo ha ancora messo in pratica, per cui farà bene a mettersi da parte e a consentire a chi, appunto Caldoro, ha avviato questo progetto di portarlo a termine, di consentire a tutti i cittadini delle aree interne di toccare con mano i benefici di questo importantissimo progetto di